Il Consiglio Comunale dell'Aquila, non senza qualche polemica da parte dell'opposizione, ha approvato le delibere riguardanti rispettivamente i conti degli agenti contabili, l'inventario, il conto consegnatario dei beni di proprietà comunale, nonché l'inventario degli stessi in relazione all'esercizio finanziario del 2017. Via libera anche allo schema di rendiconto della gestione dell'istituzione Centro Servizi Anziani, l'ente strumentale del Comune. L'Assemblea ha anche approvato il rendiconto della gestione dell'ente relativo all'esercizio finanziario 2017, che ricomprende il conto del bilancio, il conto economico, lo stato patrimoniale e relativi allegati. La proposta ha ottenuto 19 voti favorevoli e 9 contrari. Il rendiconto, ha spiegato l'assessore Di Stefano, a fronte di un valore complessivo del bilancio pari a circa 900 milioni di euro, presenta un avanzo di circa 54 milioni 480 mila, un risultato che discende dal riaccertamento dei residui attivi e passivi, che ha portato a oltre 1000 operazioni contabili di reimpuntazione a partire dal 92. Un dato che vorrei sottolineare, ha detto l'assessore, è che per la prima volta nel conto del patrimonio sono ricomprese le abitazioni equivalenti acquisite dal Comune per un totale di oltre 240 unità immobiliari e circa 77 milioni di euro. Il valore complessivo del patrimonio comprensivo dei progetti case e MAP è pari a circa 1 miliardo di euro. Un dato ragguardevole, ha detto la Di Stefano, che ci pone al sesto posto tra le maggiori città italiane e davanti a realtà urbane come Milano, Bologna, Genova e Catania. L'indirizzo di lavoro che ho conferito agli uffici è stato quello di privilegiare la sostanza rispetto alla forma, conducendo un'operazione di trasparenza che, come dicevo, ci ha consentito di eliminare residui, siano essi attivi che passivi, vecchi di oltre 25 anni. Abbiamo lavorato bene, ha detto la Di Stefano, il rendiconto è stato approvato in aula in tempi record.